diciamo che a Garbagnate ci sono tanti ragazzi creativi e noi siamo molto contenti di questo e di poterli premiare. Noi siamo un gruppetto, un'associazione, direi alla Paola di venire, a Sergio, ad Angelo, poi c'è Franco. Siamo un'associazione fatta da genitori e insegnanti e crediamo in alcune cose, che insieme si può fare della solidarietà e che insieme si può riconoscere che il lavoro delle scuole è un lavoro molto importante. Allora, chiamo in Corte Valenti. La Corte Valenti a Garbagnate per fare le mostre è il posto più prestigioso, quindi questo è un riconoscimento, un servizio. Queste associazioni ci hanno sostenuto coi premi e velocemente le nomino: Sportivo e Lute, l'Università della Terza Età. A loro veramente il nostro grazie, senza il loro impegno non riuscivamo a premiarvi. E poi dico, perché mi spiace che alcune classi siano... Al professor Giambra, per un saluto, e dico che... Stati bene, con pochi soldi, sì. Tutti crescono. Sì, benissimo. Allora, che è un impegno complesso fare un video che poi ha una... Anche quest'anno scuola per scuola uguale solidarietà, grande successo, giusto? Sì, veramente siamo soddisfatti perché siamo riusciti a fare la mostra in uno spazio prestigioso con i lavori dei ragazzi di alto livello. Questa mostra in Corte Valenti dà onore al lavoro creativo dei ragazzi. La premiazione di oggi suggella il fatto che abbiano lavorato con impegno, lavorando come classi e anche come singoli alunni. Abbiamo cercato di premiare le varie espressività di tutte le scuole che hanno partecipato al concorso e ci auguriamo che l'anno prossimo il nuovo concorso Colore e Sapori trovi ugualmente nelle scuole un'adesione che ormai è diventato un appuntamento annuale. Allora ci diamo appuntamento al prossimo anno, giusto? Benissimo, grazie. Grazie a voi. Grazie.